Allora, Maurizio Di Vincenzo, disegnatore di Land Dog, risponde ai Dylan's Dogs in occasione di una mostra a Pescara. Grazie per la disponibilità Prego, e scusa prefigurati. l'emozione. L'emozione è Allora, mia. domanda di rito: i tuoi esordi alla Bonelli, come è stato entrare in quell'ambiente? Se hai dovuto cambiare o evolvere il tuo modo di lavorare? No, guarda, è semplicemente cambiato il referente perché io lavoravo per un altro editore sempre di Milano, Ah, quindi ok. lavoravo, vabbè, sto scherzando chiaramente, è chiaro che diciamo entrare in Bonelli non è che entrare fisicamente perché in realtà ci sono entrato 5 anni dopo fisicamente in redazione, no, stavo facendo una battuta. No. E, beh, diciamo che loro mi hanno mandato un foglio con una sorta di decalogo sulle cose che normalmente diciamo, non vengono diciamo, fatte sugli albi Bonelli, tipo diciamo, far uscire diciamo, gli elementi dalle vignette, quindi diciamo, tutto all'interno delle vignette. Adesso sinceramente non mi ricordo più, però insomma erano comunque conformi a quello che era già il mio modo di, diciamo, Quindi di ti sei trovato disegnare. bene. Sì, io addirittura per quello che mi riguarda sono fermamente convinto della gabbia a 6 vignette tutte uguali, per cui figurati, Sei standard, insomma, sono più quello. che inquadrato. Sì, per Ok. la lettura, secondo me, diciamo, dal punto di vista della narrazione, diciamo, sono molto più adatte a un certo tipo di prodotto rispetto a quello che può essere, che ne so, le gabbie, diciamo, estetiche dei fumetti americani, Certo, per ne intenderci. parlavamo prima. Parlavamo prima Ok. anche, è vero. No, Allora. anche perché, diciamo, le vignette, diciamo, tra virgolette, estetiche, quelle così le ho definite, in realtà se hanno, diciamo, una funzionalità narrativa va bene. Ma altrimenti no, e invece le definisco esteriche proprio perché spesso sono usate in Sono un mezzo. maniera. Sì, appunto, sono fini a se stesse e non vanno bene secondo me. Continuiamo? 1998, il tuo primo album, Hook l'Implacabile. In un momento forse non particolarmente roseo per la testata, ma l'album comunque riscuote un buon successo. Come ti sei trovato? Se hai dovuto fare tu il personaggio, se già lo conoscevi? Sì, no, io compravo Dylan Dog dal primo numero e conoscevo gli autori che lavoravano su Dylan Dog perché erano miei amici, per cui diciamo che io nel 1998 erano già 20 anni che facevo quel lavoro, per cui diciamo che le conoscenze e comunque lo scambio di informazioni all'interno diciamo, del Anche gruppo di amici, inerentemente a sì, Dylan esatto, Dog. perché Marco Soldi, Gustavo Trigo, insomma, come dire, risiedevano a Roma, Gulino Costo, insomma, c'era Ok. Non eri proprio. No, nuovo assolutamente. affatto. Diciamo che l'unica differenza è che io venivo da una testata ESP che era un pochino più libera, insomma, dal punto di vista narrativo, mentre invece su Dylan Dog, pur conoscendolo, diciamo, ho dovuto, diciamo, stabilire un registro diverso, ma questo fa parte come dire, dell'adattamento a qualsiasi nuovo lavoro, Certo, insomma, ma ecco. allora per restare in tema ti anticipo quella che sarebbe stata la domanda successiva. Nel momento in cui è subentrato Recchioni c'è stata qualche evoluzione in questi termini? Hai avuto direttive particolari? No, Se magari si è ripercorso sul no, disegno? assolutamente, perché io in genere lavoro su più storie contemporaneamente, per cui sono quasi inafferrabile all'interno cioè più storie intendo dire non solo di un'unica testata, più storie all'interno proprio della Sì, Bonelli, chiaro. dell'editore. E quindi quando è subentrato Recchioni, a quando io ho finito gli albi, in realtà sono passati un paio d'anni. Per cui diciamo, i miei primi Dylan Dog sotto la gestione Recchioni, ma non diretta, sono andati sull'Allboy. Il primo vero, diciamo, mutuato come dire, da una chiacchierata con Recchioni lo sto facendo adesso ed è su testi di Riccardo Secchi, il Ok, figlio di Max Bunker, il così famoso ti ho sceneggiatore. risposto a un'altra domanda successiva. Volevo chiederti qualche Poi anticipazione, ma già c'è. Buona, chiacchierano. buona, vedo, positivo, mi aiuti. Ok, qualche aneddoto particolare relativamente agli sceneggiatori con cui ho lavorato? Qui abbiamo l'elenco: Rui, Manfredi, Medda, Di Gregorio e Faraci. Qualche episodio No, assolutamente, simpatico, non incontri simpatici con particolari? gli sceneggiatori ce ne so ben pochi, perché Ok. loro diciamo, non pensano che diciamo, disegnare diciamo, sia come dire, un'attività autonoma, no? Che richiede un pensiero. Per loro, vabbè scherzo chiaramente, però diciamo, lo sceneggiatore non ha una grande considerazione del disegnatore, anzi spesso il disegnatore, i loro occhi, rovina le loro storie. Per cui. No, vabbè, è che non hanno una grandissima capacità di visualizzazione, per cui a volte capita che descrivono delle cose, diciamo, in una forma iperdettagliata senza rendersi conto che A, è impossibile inserire tutto, Certo. B, diciamo, qualora uno riuscisse a metterci più cose possibile, comunque sarebbe compromessa la lettura, e
C non mi viene in mente, ma insomma comunque è una cosa del genere. Avevamo reso questa domanda particolarmente politically correct, però è stato tutto il contro la risposta. Ma no, ma io scherzo, perché poi alla fine, diciamo, con gli sceneggiatori c'è un rapporto che, diciamo, va al di là del semplice rapporto lavorativo, perché spesso attraverso le chiacchierate in cui ci si coordina su una storia che magari ci unisce casualmente, in realtà si mettono le basi sulle future storie, per cui lo sceneggiatore, se, con cui tu magari ti trovi, diciamo, bene e avete nelle corde lo stesso tipo di atmosfere, di può nascere la scintilla per un rapporto futuro. Nasce, perché io con tutti gli sceneggiatori con cui ho lavorato poi ho fatto cose successive più mirate, per dire, cioè quando ho iniziato con Ruyu dal mio punto di vista è uno sceneggiatore molto diciamo di attazione, per cui poco adatto, diciamo, in un certo senso a Dylan Dog, che però, insomma, come dire, lo ha saputo gestire benissimo. Però il momento in cui ha potuto fare una sua serie, siccome io il primo, ti ricordi, immagino che tu l'abbia letto, è quello di Hook, perché l'hai nominato prima, ed è praticamente un anche se con, diciamo, una situazione, non mi viene l'aggettivo, ma insomma comunque vabbè, non mi viene. Un esperimento tra no, voi no, un esperimento, forse. Cioè, diciamo, c'era questa sorta di fantasma, il dado, cioè, come dire, okay, però era fondamentalmente, diciamo, un fumetto di, diciamo, di corse di auto in cui si rincorrevano, sbandavano, andavano a sbattere, cioè era veramente un film, sembrava un film anni 70 con le auto che, tipo Christine, la macchina infernale, con diciamo Bullet, cioè mescolati e veniva fuori il... E lui, diciamo, quando si è reso conto che comunque capivo il suo linguaggio, il numero uno di Cassidy, che era, diciamo, il suo figlio prediletto, lo ha fatto fare a me. Damien, quando è uscito Damien, come? Io dovevo fare le copertine, ne ho fatte tre e poi dopo ho abbandonato perché, diciamo, loro volevano dei tempi molto più serrati che io non riuscivo a mantenere. Però, per dire, cioè, vedi, Ruyu con Di Gregori abbiamo fatto, secondo me, le storie più belle, diciamo, che io ho fatto su Dylan Dog, proprio per, diciamo, diciamo, questi scontri tra virgolette iniziali in cui ci si critica l'uno con l'altro, certo. E poi si trovano le equilibri tra... Sì, quindi diciamo che è un rapporto ambivalente, insomma. Ok, bene. Parlando di sceneggiatori, se c'è qualcuno con cui vorresti lavorare in particolare? No, io veramente, diciamo, ho lavorato un po' con tutti. Certo, Sclavi mi piacerebbe, ma insomma non credo che lui abbia più la voglia di una volta, per cui sai, lo Sclavi a mezzo di servizio, chissà. Sì, magari, però diciamo è l'unico forse. Okay. Fuori da Dylan Dog cosa ti è piaciuto fare di più? Io seguivo molto Magico Vento. No, a me mi è piaciuto tantissimo fare Espa. Per me Espa è stato un capolavoro non apprezzato, vabbè, forse dal pubblico sì, però diciamo dagli editori sarebbe potuto essere, diciamo, uno dei fumetti proprio classici ormai del, diciamo, italiani. In realtà sono usciti solo 18 numeri più numeri extra, insomma, sparsi qua e là. Vabbè, l'ultima domanda, due parole su Rita Porretto, la tua ultima storia, Il Lago Nero, è un'amica mia, quindi... Sì, guarda, vabbè, no, te lo anticipo qui, poi dopo ci parlerò con lei. Io purtroppo con lei ho comunicato pochissimo perché avevo dei problemi familiari, io credo che lei si sia fatta di me un'idea, così entriamo nel personale, un po', diciamo, come dire, un po' burbero, perché in realtà, diciamo, non gli ho mandato una tavola. Stavi in una fase un po'... Non avevo lo studio, non avevo nulla, lavoravo dove potevo, su una tavoletta di masonite a casa di chiunque. Per cui non avevo lo scanner, non avevo niente, e al posto mio ci ha pensato il matitista a, diciamo, a fare da comunicazione. Quindi la saluto caramente. Va bene, e vabbè, tanto spero prima o poi di incontrarla. Grazie mille. Dai, questo maestro. Maestro, lui chiamarti maestro. Luigi.